carro armato e lui. Questa è l'immagine nella storia. Ma chi era lui? Questa è la domanda che la accompagna. Wang Weiling, The Unknown Protester, o Rebel, il rivoltoso sconosciuto, The Tankman, l'uomo carro armato, il ragazzo con la camicia bianca e i pantaloni neri. Questo è quel che si sa. Lo studente arrestato, fucilato, morto in prigione, nascosto e magari torturato, fuggito, ma comunque deceduto, vivo, forse ancora vivo, ma al riparo dal rumore del tempo. Leggi pure come il meritato diritto all'oblio degli scrittori di storia. Sì, stavolta sì, quella con la S maiuscola. Questo è tra quel che si racconta. Un giovane coraggioso, o solo avventato. Un ragazzo idealista, o forse un po' troppo sognatore. Un uomo già fatto, nonostante l'età, capace di mettere su un piatto della bilancia tutto, anche quando sull'altro c'è nulla per la maggior parte di noi. Materia quasi invisibile, incredibilmente leggera e chiaro, come solo le utopie più reali sanno essere. Questo è quel che possiamo supporre. Di Wang Weiling, il rivoltoso sconosciuto, The Tank Man, l'uomo carro armato, ovvero il ragazzo carro armato. Ma chi era lui, davvero? E soprattutto, chi è oggi? Questo forse lo sappiamo. Dovremmo solo aprire di più gli occhi e cercare una piazza. Non importa dove sia, non conta quanto grande. Sarà sufficiente aspettare il carro armato. Se lo vedrete arrivare da lontano, saprete chi è lui. Se lo osserverete avanzare da vicino, beh, e allora coraggio, perché sarete